Buongiorno Negaz, sono reduce da un allenamento di gambe abbastanza tranquillo. È stato anche molto piacevole, ma soprattutto mi ha suscitato un bel languorino. Perciò oggi quello che ci meritiamo è un bello sgarro. E a questo giro si opta per Osteria Pastella con 1700 recensioni su Google. Questa non è una trattoria nascosta, è probabilmente l'esatto opposto. Ci troviamo in Via della Scala, qui a Firenze, una parallela di Santa Maria Novella, ed è un ristorante nel quale ci sono solamente turisti. Però qual è il fatto? Che le foto su Google mi ispirano di brutto, ragazzi. Fanno la pasta nella forma di parmigiano, delle lasagne che io penso di non aver mai visto in tutta la mia vita, e quindi va provato. La fila fuori direi che non manca, però per fortuna abbiamo prenotato e per il pranzo di oggi mi accompagnerà Andrea, il mio coinquilino. E in questi mesi nei quali stavamo insieme, mentre io mi mangiavo il mio polletto in bianco, la mia pastina scondita, lui si portava le lasagne di nonna. E cioè, ragazzi, è un intenditore. Beh, speriamo bene. Oh. Sono stato bloccato da una forma di parmigiano. C'è un profumo di tartufo qui dentro che ha invaso tutto il ristorante. Questa cosa del tavolo conviviale non me l'aspettavo. Siamo insieme a un'altra coppia, ovviamente di stranieri. Qui dentro ci sono solo stranieri, ragazzi. Cioè, probabilmente siamo gli unici italiani. Però la location mi sembra molto interessante. Non è la classica location da ristorante a trappola per turisti, ecco. Tavoli belli in legno, anche mi sembra di una certa età, senza tovaglie rosse e bianche. Anche i piattini da casa di nonna spettacolari, eh. Quello è il menù? Sì. Come ti sembra? Bei prezzi. Crosta di grana padano, 25 euro. Tartufo, 27. Ragazzi, è stato bello, ci vediamo prossimamente in un'ora. Ah, grazie mille. Oh. L'abbiamo glacciata. Cheers. Prosecchino a stomaco vuoto. Già ubriaco. Oh, è buono, eh. Non ci sei abituato a questa eleganza, Italiani, italiani. Pane fatto in casa. Grazie. Allora, qui ci è arrivato il pane fatto in casa da loro. E poi frittellini di porro e formaggio. Vai, sciotta la donzellina. Sciotto? No, sciotto non è. No, ma è pane. Tipo donzella? No, è pane fritto. È donzella, non ce l'avete voi? No. È di Iesi lui, quindi tutti gli iesini. Iesini. Fatevi sentire nei commenti. Non avete le donzelle a Iesi? Allora, mentre assaggiamo questo pane fatto in casa, vi volevo dire che per prenotare in questo ristorante è stato un'odissea, letteralmente, perché chiamare non mi dava sempre occupato. Cioè, ho chiamato tipo 5 volte prima che mi rispondessero. Prenotare online non mi dava disponibilità fino a luglio, mi dava pieno fino a luglio. Però sembra veramente super gettonato. Adesso scegliamo un po' il da farsi con il menù, però sono super curioso di capire se sono effettivamente buoni oppure da turisti, ecco. Questa cosa che quelli accanto a noi hanno ordinato la pasta dentro la forma di parmigiano, me la stanno facendo così in faccia, mi fa aumentare la salivazione a 1000. Tra l'altro, scusatemi questo aspetto incolto, però sono in piena sessione di esami, quindi è d'obbligo questo aspetto, in modo che così quando arrivi agli esami... Ah, grazie mille. Il professore vede che sei trasandato e dice: ah, guarda, ha studiato sempre questo, non è mai uscito, e quindi ti mette un voto più alto. Intanto qui è arrivato il primo antipasto. Abbiamo del salame, credo il pecorino toscano, un crostino con una polpettazza al sugo, crostino con i fegatini, lardo, prosciutto crudo e poi dei tre condimenti. Cipolla caramellata, credo. Ha un pomodoro? Mi sembra una polpetta. Ha un pomodoro? Sì. Vabbè, crostino col pomodoro. Dai, fegatini te lo lascio, non la mai provato. No, no, mezzo, mangio mezzo. Impastoso. Vabbè, fegatino sì, eh. Come fa a impazzire? Non ce l'avete le marche? Non lo so, non lo prendo. Il crostino col fegatino per me è quell'antipasto che non fa impazzire, però ci deve essere. Cioè, se no non puoi iniziare a mangiare in trattoria o comunque anche durante le festività. Ti devo dire, questo vino è per niente male. Non ha quella consistenza un po' ruvida. È bello liscio, cremoso. Buono. Però io sono super curioso di questa cosa verde fosforescente. Ma è duro. Allora, le alternative sono due. O è commestibile o è pongo. Non capisco cos'è, ma è gelato. È tipo un burro. Non riesco a capire. Se sapete cos'è, scrivetelo nei commenti. Il crostino con il lardo è un peccato per il palato, ma va bene. Mai provato? No. Io sono uno di quelli che scarta il grasso dal prosciutto. No, cioè il lardo non l'hai mai mangiato? No. Vai, prendilo e schiaffa una fetta di pane. E sbattilo in gola.
Ma questo non va bene per la palestra. Aspetta le lasagne. Grazie mille. Lasagna con ragù con tre carni differenti. Poi la pasta la fanno loro qui in casa. In foto mi sembrava più grande. Però l'aspetto in vita. Sopra c'è questa fonduta di parmigiano e tartufo, una fogliolina di basilico, olio di basilico. È carica, bella arrogante. Prezzo, noto dolente, 17 euro. Piatto mi piace. È enorme in confronto alla lasagna. Cioè, un po' piccolina. Però attacchiamo. Uno strato verde, uno giallo alternati. È la prima volta che mi capita una lasagna del genere. Mi sembra bella rappresa, consistente. Una bella cross section. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 strati precisi. Onesto. Guarda il bel cubettino. Buon appetito a tutti. È una bella esperienza. Allora, è molto corposa in bocca. Sente una leggera nota di tartufo che non mi dispiace. È bella perché ti piena proprio la bocca. La carne è un po' sciapa, un po' deboluccia. Mi manca una spintina di sale, secondo me. Hai lasciato anche la fogliolina di basilico. Ragione. Sta foglia di basilico proprio la stiamo evitando. Ma rimarrà lì. Meglio? No, questo forse un po' troppo, però. Meglio di quella di nonna? Non puoi fare sto paragone. Allora, ti devo dire, una nota di nonna anche ce la sento. Questa besciamella super corposa. Poi c'è anche comunque la fonduta di parmigiano sopra. È buonissima, croccante. La pasta al forno non la migliore che io abbia mai mangiato. Quella rimane quella da 12 strati della trattoria La Rana in Emilia Romagna. Però se la gioca bene, non con lei ma in generale. Primo terminato. E adesso Andre. Io ho un brutto rapporto con le fondute di formaggi. L'ultima volta ne ho abusato in Valle d'Aosta e diciamo che il mio intestino non ha avuto una bella reazione. Comunque ho notato che tipo hanno tutte sedi differenti, cioè non ce ne sono due uguali. Da un po' il mood di negozio dell'antiquariato. È la prima volta che me lo fanno, cioè non l'avevo mai trovato in un ristorante. È proprio una cosa da turisti questa. Queste sono teatelle fresche fatte in casa con crema di latte e soia. Olio extravergine di tartufo bianco. Grazie mille. Ah, questi piattini a me garbano un botto, cioè solamente per i piatti è a posto. Guarda, questo è proprio quello che c'ho a casa. Come quelli che c'abbiamo. Che dire follettine, quel cassettino, quel tartufo mi ha garbato, cioè non me l'aspettavo per niente. Infatti io lì che guardavo dicevo, ma dov'è il tartufo? Mi ispira, c'è cioè, una quantità di parmigiano inaudita, però sono proteine, oh. Proteine, un po' di grassi. Tagliatelle fatte da loro, fatte in casa, e vediamo un po'. Smuciniamole. La tagliatella non è male, è liscia, non ha quella consistenza un po' ruvida che ha la tagliatella emiliana. Però c'è l'olietto, cos'era? L'olietto al tartufo che dà un bel tocco al piatto. Nonostante ci sia tutta questa fonduta di parmigiano, non è troppo invasivo. C'è un bel equilibrio tra tutto. Beh, le tagliatelle sono buone, cioè una bella consistenza. E forse li preferisco alle lasagne, hanno un qualcosa in più, a parte il tartufo che è buono a prescindere, cioè se c'è il tartufo è già buono. Il tartufo che fun fact durante la mia vita odiavo, perché probabilmente avevo assaggiato dei tartufi molto scarsi e per me sapeva di gas, di gasolio. Però effettivamente il tartufo buono è un buon odore, eh. Vabbè, è bello potente il sapore del tartufo, però quello buono è piacevole. Sono soddisfatto. Che dice capitano?
io dico qualità buona, devi metterci il contesto turistico, il contesto che questo te lo prepara magari sulla forma qua, fa lo spettacolino, che alza notevolmente il prezzo. Della sporchettata. Dolcettino? Per quanto riguarda i secondi non c'è niente di troppo interessante, c'è polpo, rana pescatrice, ovviamente la fiorentina, però ci buttiamo direttamente su dolci. Invece per quanto riguarda i dolci la storia cambia perché c'è idea di tiramisù e lasagna dolce che ci incuriosiscono un botto. Alla fine ci versiamo la crema caffè. Ah, vai. Posso? Vai, prego. Grazie mille. Ah, bellissimo, non me l'aspettavo. È una del canale, è una di noi. Il buon appetito non me l'aspettavo. Una bella idea di tiramisù. Gelato al marsala, crumble di non mi ricordo cosa e crema tiramisù dentro un bignè e crema al caffè. Enorme. Madonna. La crema al caffè molto buona. Io ti rimetto questa capocchietta sopra. Una draga. Questi dolci dove c'è un viaggio di consistenze e temperature, i sapori mi fanno impazzire, si sente tutto. Sente il caffè, il marsala, il tiramisù, non so perché sto facendo così, poi il freddo e il gelato, buono. La cremettina e il caffè mi ricorda, sa molto di caffè, molto abbastanza amarognolo, però mi ricorda quando da piccolo mangiavo la coppa del nonno, la facevo prima sciogliere nel microonde, letale. Tanta roba, su me questo 9 euro... li vale molto. Bello. Pranzo che ha rispettato e soddisfatto le aspettative. Ed eccolo qua, offerto alla casa. Ci hanno portato anche il conto. Scommesse nei commenti. 2, 1, tec. Oh, 78,50. È un prezzo alto rispetto agli standard a cui siamo abituati. Location vicino a Santa Maria Novella, turistico. Buono, usciamo soddisfatto, dai. Se volete prenotare, se volete venirci, mi raccomando, chiamate dopo l'orario di chiusura, quindi intorno alle 2, dopo le 2:30, che vi rispondono, perché sennò prima è impossibile. Ci stava, secondo me ci stava a provarlo, perché è uno dei ristoranti più turistici, più provati ai turisti, quindi diciamo che se un turista viene qui può tornare a casa soddisfatto. Perciò ragazzuoli, io spero di avervi fatto scoprire un nuovo ristorantino da provare qui a Firenze. Spero che vi sia piaciuto e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.